Ciao amici, buongiorno con voi Slavi Gehring e oggi parleremo del destino. Destino che creiamo noi, il destino che ci viene imposto dalle altre persone, dalle situazioni, dalle circostanze e anche dal karma stesso. Alcune persone mi chiamano, l'ho sentito dire, guardiana del destino. Certo che esistono proprio entità, le forze nel mondo spirituale, nell'universo, quelle che guardano per il destino con quale l'anima entra in contatto ancora prima di rincarnarsi, e alla base di ciò che viene deciso, le viene dato una missione. E quando l'anima si incarna, diciamo, va dietro la meta prescritta già nel libro del destino con l'intelligenza universale, dove viene trovata, diciamo, una via di mezzo dell'esigenza dell'anima e dell'esigenza dell'universo, ciò che l'universo vuole dare come compito all'anima. E allora il guardiano del destino con l'anima stessa scrivono, diciamo, in modo metaforico questo libro del destino con la meta da raggiungere. Però non è che viene scritto tutto. Sarà scritto solo ciò che sono delle mete fermate importanti. Se una persona per il suo destino, per arrivare a compiere la sua missione, deve sposarsi, allora certamente incontrerà un marito o una moglie, però poi dipende anche in quale albero genealogico entrerà o chi fa entrare nel proprio albero genealogico. È un disegno della vita, un disegno del destino, è una cosa molto complicata e si può vederlo soltanto avendo la consapevolezza di tanti diversi processi che esistono nella vita di una persona e che la conducono verso la meta della missione dell'anima. È un processo molto complicato e quello che faccio nelle mie sedute, cerco di vedere questo disegno per capire dove si è creata questa matassa delle energie, trovare il filo e poter mettere a posto, tirando quei fili per ricreare quel disegno autentico. O a volte è possibile anche aggiungere un qualcosa. Però queste cose si fanno soltanto con il permesso dell'anima della persona, con il permesso dell'universo. Anche l'universo ha il suo disegno e vederlo è una cosa molto emozionante. Qualcuno che lavora nel misticismo o nell'esoterismo magari riusciranno a vedere i processi che stanno dietro la creazione di ogni processo. È una cosa molto emozionante. Però ci sono impedimenti per una persona che sta incamminando verso la meta basate non soltanto sui propri conflitti con se stessi, con la propria vita, ma che possono essere conflitti nell'albero genealogico. E questa cosa incontro in tutte le persone praticamente. Non vedo mai una persona felice stando nel proprio albero. Perché noi ereditiamo dai nostri antenati non soltanto il colore dei capelli, il colore degli occhi, ma ereditiamo anche i problemi che hanno avuto. E soprattutto se nella famiglia c'erano le maledizioni, i litigi tra i parenti e che con l'emozione forte, con l'odio, con sensi di colpa, viene buttata tutta questa energia verso i propri antenati o discendenti, si creano delle dinamiche negative in famiglia, perché tutti quanti nell'albero siete o siamo legati con sangue, con DNA, sia fisica che anche karmica. E allora a volte ci vuole fare un gran bel lavoro per poter aiutare una persona di uscire al di fuori dei conflitti familiari, o meglio, portare alla guarigione il proprio albero. Perché
I conflitti all'interno dell'albero genealogico ti prendono tantissime forze e distraggono la tua attenzione dalla meta verso le cose quotidiane da risolvere, guarire. Perciò, non si può fare la guarigione e che non succede mai più nulla, perché noi continuiamo a vivere, continuiamo a sperimentare, continuiamo ad avere delle emozioni. Noi veniamo nel nostro albero genealogico sempre per qualcuno, non siamo qui per nulla, perciò immaginate un'anima dietro il suo disegno del destino, perché vede la meta che deve raggiungere, trova per sé quell'albero genealogico che prima di tutto le aiuterà a sdebitarsi dei suoi debiti karmici, poi prende la responsabilità per aiutare qualche membro della famiglia, che l'anima di chi sta sperando che entrerà un'anima nuova nell'albero genealogico e che le aiuterà. Perciò dietro c'è questo disegno incredibilmente affascinante, però bisogna imparare a vederlo. Per esempio, chi nasce a maggio, questo parlando della numerologia mistica, vengono nei propri alberi genealogici per le mamme. Allora, chi è nato a maggio, pensate già per chi, perché siete arrivate, perché la vostra mamma ha proprio desiderata che voi vi nasceste in quel mese, diciamo, con quell'energia adatta per aiutare lei a risolvere i suoi problemi. Magari qualcuno di voi è nato a maggio, non è nato a maggio, però avete i figli che sono nati a maggio. Se voi siete mamma, allora sapete che uno dei vostri figli, o tutti, magari se più persone nate in famiglia del 5 maggio, allora sono venute per voi. Perciò pensate che cosa state trasmettendo ai vostri figli. Io non sto qua a spiegarvi tutti i numeri, tutto l'albero genealogico o tutti i processi karmici, chi è arrivato per chi, questo spiego tanto nei miei corsi. Magari sarà un giorno che racconterò questo anche come la lezione online, però questo sarà dopo. Cosa succede se noi sappiamo qualcosa del nostro destino? Molte persone si rassegnano e dicono: ok, tanto tutto scritto, perciò va bene. Quando vi verrà detto qualcosa del destino da qualcun altro, o se magari sentite o percepite che potrebbe succedere qualcosa, sapete che quello che voi non dovete sapere non vi verrà mai detto. Perciò, se vi viene detto, vuol dire che è un messaggio per dire: stai attenta che magari sei andato via dalla tua strada principale, oppure puoi fare qualcosa per trovare una strada secondaria e riuscire a trovare una soluzione per non far avvenire questa cosa. È un po' particolare come teoria, perché tante persone dicono: il destino non esiste, lo creiamo da solo, da soli non esiste un futuro preciso, la nostra anima non sa nulla, e qui sperimentare come anche noi sperimentiamo dalla nostra parte razionale. Pensate voi, alla fine questo sarà il vostro ragionamento. L'unica cosa che io so per certo, se una persona si è confusa nel proprio percorso, per me ha sbagliato la strada che va verso la perfezione, e allora quello che posso fare, la trovo dove si trova rispetto alla strada principale e si ricrea quel disegno mettendo insieme tutte le situazioni di oggi per allacciarlo alla strada principale e creando quel disegno, portando alla perfezione del disegno originale. Esistono tantissime diverse tecniche che possono aiutare per creare questo disegno, ma io lavoro con delle cose che conoscono pochissime persone, e solo chi come ha fatto il percorso nel Mysterium Aeternum possono capire che cosa sono questi disegni e ricreare altri, ma sono pochissimi magistri del metodo che hanno fatto grandissimo percorso.
E stanno diventando dei bei specialisti. Qualcuno si è specializzato nella guarigione, legato sempre alla matassa, diciamo, delle situazioni che bisogna portare alla perfezione del destino. Bisogna ascoltare il proprio corpo, che ci può dire: guarda, se io mi ammalo, vuol dire che tu non sei dove dovresti essere. E allora ci sono le persone che lavorano con la guarigione, c'è qualcuno che è specializzato negli affari d'amore. Io ho una magistra che è bravissima, che risolve tutti i problemi a livello amoroso. E queste non sono rituali, non è una stregoneria, no, è una magia mentale e non mentale, comunque consapevole, che il mago, in un gran senso di questa parola, non fatto chiere, no? Ma proprio sapiente, quando lo sai cosa sta succedendo nella tua vita e vedi, riconosci i processi che stanno dietro ogni situazione, si può entrare in quel disegno e ricambiarlo, pulirlo, raddrizzarlo, non so, dipende dalle situazioni. Qualcuno lavora con le finanze, qualcuno vengono meglio creare queste situazioni lavorative. Cioè, ognuno ha la sua specializzazione. Non sono tutte ancora pronte a svelare il loro nome, perché non tutti i maghi e i magistri per forza devono adoperare al pubblico facendo le sedute private. Ci sono tante che stanno proprio nascoste e aiutano chi per caso arriva, perché il disegno di quelle persone che hanno bisogno di avere un aiuto, quelle che hanno sbagliato la strada, prima o poi capiteranno nelle mani di qualcuno che li potrà illuminare nel comprendere e capire dove stanno adesso nel loro proprio destino. Ecco, noi cominceremo un nuovo percorso di Mysterium Aeternum ad ottobre qui da me a Mendrisio. Se qualcuno vuole provare a fare il corso, va benissimo. Certamente non voglio avere completamente principianti. La persona che viene a fare un percorso di genere deve sapere già fare qualcosa, o ha fatto da me altri corsi, oppure viene già da un percorso dove sa cosa vuol dire vedere, sentire, percepire, entrare in contatto con varie entità, perché non è una scuola per principianti, è un livello avanzato, dove anche la medianità, per esempio, che di solito impariamo nella scuola Enigma, che è la scuola, diciamo, primaria in parapsicologia. Lì la medianità è classica, invece nel Mysterium Aeternum noi lavoriamo con la medianità mistica, con la medianità ritualistica, facciamo delle cose che fanno vedere il processo della canalizzazione e del contatto da tutt'altro punto di vista. E allora la persona deve essere già preparata. Ok? Perché vi dico così, mi arrivano tante richieste, ma io non posso accettare tutti. Perciò scusatemi, se volete venire alla scuola Mysterium Aeternum, dovete prima fare la scuola Enigma, e così completate tutto il percorso dell'Accademia di Parapsicologia Applicata Intuizia. Bene, vi faccio tantissimi auguri e spero tanto che i vostri disegni del destino siano perfetti. State andando esattamente lì dove la vostra anima ha desiderato di andare per imparare ancora tantissime cose. Con voi era Slavi Gehring, ciao, alla prossima.